Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 8 del Club della Scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non avrà indovinato il proprio pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante è Cafagna Luigi, che ha pronosticato Chievo-Verona-Genoa 1 o gol finita 0-0 perdente. Poi abbiamo Giuseppe Fascilla con Borussia Dortmund-Leverkusen 1 finita 3-2 vincente. Poi Andrea Campese con Milan-Empoli 1 più over 1,5 finita 3-0 vincente. Giovanni Di Corato, Fiorentina-Inter under 2,5 finita 3-3 perdente. Cosimo Di Vicaro, Bologna-Juventus, under 2,5, finita 0-1, vincente. Vincenzo Colucci con Frosinone-Roma, 2, finito 2-3, vincente. Poi Gianni Carbone, Sampdoria-Cagliari, 1, finito 1-0, vincente. Cosimo Colucci, Siviglia-Barcellona, gol, finita 2-4, vincente. E Carlo Rizzi, Verona-Salernitana, 1, finito 1-0, vincente. Andiamo avanti. Poi abbiamo Giuseppe Di Benedetto con West Ham Fulham 1 finita 3-1 vincente. Fabio Crudele, Levante Real Madrid 2 finita 1-2 vincente. Poi abbiamo Christian Fox, Monaco Lyon 2 finita 2-0 perdente. John Junior con Alaves Celta Vigo 1x over 1,5 finita 0-0 perdente. Poi Vito Antonio Rizzi con Parma Napoli 2 finita 0-4 vincente. Ruggero Marzocca, Cittadella Lecce 1 finita 4-1 vincente. Johnny Praz con Torino Atalanta gol finita 2-0 perdente. Angelo Di Corato con Arsenal Southampton 1 finita 2-0 vincente. Francesco Buono, Brescia Crotone 1 finita 2-0 vincente. Ed infine Paolo Di Lillo con Perugia Cosenza 1x e over 1,5 finita 0-1 perdente. Dunque i risultati vincenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 risultati vincenti. E solo questi, e cioè Giuseppe Fascilla, Andrea Campese, Cosimo Di Vicaro, Vincenzo Colucci, Gianni Carbone, Cosimo Colucci, Carlo Rizzi, Giuseppe Di Benedetto, Fabio Crudele, Vito Antonio Rizzi, Ruggero Marzocca, Angelo Di Corato e Francesco Buono. Dunque solo questi che ho elencato sotto questo video con un commento devono pronosticare due partite a testa dei campionati principali. Però considerando che ci sono le partite infrasettimanali del campionato inglese e della Serie B italiana, andremo a giocare soltanto i campionati principali come Spagna, Francia, Germania e Italia Serie A, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 1 fino a lunedì 4 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle due partite entro domani, martedì 26 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 8. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.